Amici e amiche di Pianoforte Facile, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Siamo arrivati al numero 32 del Beyer. Questo esercizio è un esercizio in tre quarti e apparentemente semplice perché le due mani vanno a suonare in modo parallelo le stesse identiche note. Il fatto è che adesso iniziamo ad allontanarci da quelle che sono le classiche 5 note viste fino ad ora. Infatti abbiamo sempre fatto esercizi con un'estensione dal Do al Sol. E adesso andiamo invece a suonare altre note sulla tastiera. Come al solito andiamo a leggere le prime 8 battute dell'esercizio. Nel pentagramma destinato alla mano destra abbiamo detto che siamo in tre quarti, quindi prima battuta Re, Do, Si, tutte note da un quarto. Seconda battuta La, è una minima con il punto, quindi dalla durata complessiva di tre quarti. Do, Si, La alla terza battuta. Si, quindi minima con un punto alla quarta battuta, poi ripete Re, Do, Si alla quinta battuta, La alla sesta battuta, Do, Si, La alla settima battuta e Sol all'ottava battuta. Allora il Beyer ci suggerisce di utilizzare, di partire quindi dal Re con il mignolo della mano destra, siamo sulla mano destra chiaramente, quindi con il mignolo. Adesso inseriamo il metronomo. Per quanto riguarda invece la mano sinistra, come abbiamo detto, sono le stesse identiche note, quindi non è necessario adesso leggerle, ma andiamo a vedere comunque come suonarle con la mano sinistra. In questo caso il Beyer ci dice di utilizzare il pollice a partire dal Re, quindi la prima nota. Ecco, come potete vedere siamo parecchio distanti da quello che è il Do centrale, perché il Do centrale è qui, corrisponde a questa nota, e noi siamo con le mani qui. Adesso possiamo suonare il brano, questa parte di brano, quindi queste prime 8 battute a mani unite. Allora, vediamo il resto dell'esercizio. Abbiamo con la mano destra La, Si, La, nella battuta successiva Re da due quarti, La da un quarto, Si da due quarti, La da un quarto, Si da due quarti, La da un quarto, La, Si, La, Re da due quarti, La da un quarto, Si da due quarti, La da un quarto. Re, minima con il punto, quindi vale tre quarti. Poi riprende il tema iniziale, quindi Re, Do, Si, La, Do, Si, La, Sol, Re, Do, Si, La, Do, Si, La, Sol. Andiamo a suonare quindi la mano destra. Metronomo.
Ecco, quello a cui bisogna fare molta attenzione qui sono le legature di espressione. Come avete visto, abbiamo una legatura, stiamo parlando sempre della seconda parte. Dopodiché respiro, legato, respiro, respiro, respiro. Respiro, respiro, respiro. Ecco, forse in questo brano la difficoltà maggiore è proprio nelle legature di espressione, quindi per dare l'espressione che vuole il Beyer bisogna fare molta attenzione, quindi cercare di staccare e legare le note dove è richiesto. Non leggeremo la mano sinistra per il semplice motivo, la partitura riservata alla mano sinistra per il semplice motivo che, come abbiamo visto, sono le stesse note, però un'ottava sotto, chiaramente, rispetto alla mano destra. Di conseguenza possiamo andarla a suonare direttamente. Inseriamo il metronomo. Quindi questa volta partiamo con il quarto dito con la mano sinistra, siamo su La. Andiamo ad eseguire tutta la seconda parte a mani unite. Quindi quando il brano sarà studiato tutto senza errori a 60 bpm, possiamo aumentare la velocità un po' per volta. Quando sarete soddisfatti della velocità, considerate che è un andante, quindi ma non troppo lento. Quindi possiamo portarlo almeno a una velocità di 75, 70-75 bpm, dopodiché possiamo togliere il metronomo e suonarlo liberamente.